Don Pasquale, lui è Marco. Marco, tanto piacere di conoscerti. Di dove sei, ragazzo? Di Pesaro. Ah. Tuo padre lo sa? No, non ancora. Ah. Ma proprio con me doveva capitare una roba da così. Un fiorista entra a casa mia. È uscita in anteprima sul grande schermo la terza opera cinematografica del regista fanese Henry Secchiaroli dopo il successo degli Sbancati e Stregati dalla Bruna. Un cinema politeama pieno non solo di pubblico ma anche di tante risate, applausi ed emozioni che hanno dato il via giovedì sera alla serie di proiezioni di Fate Vobis. Mi fai 5? 5 come 50? No, 5 come 5 euro. Oh, c'è da fare parecchia strada. Fatica stua e fan 5 euro. Il film, una commedia all'italiana per la maggior parte in dialetto fanese, è prodotto da Ego Film in collaborazione con Associazione Culturale On Stage e con il patrocinio del Comune di Fano. Henry, prima della proiezione, ha presentato collaboratori e attori che hanno preso parte al suo nuovo lavoro, dove l'eterna rivalità tra fanesi e pesaresi è la protagonista. Henry, dunque, quarto film, quarta fatica, un grande successo, vedere buona la prima. E quarta emozione, perché sai, sempre un'emozione vedere un film al cinema. Sì, sono contento, il pubblico ha reagito bene, il film funziona, gli attori sono stati bravissimi, è un film che è diverso, ma è volutamente diverso, la gente lo ha apprezzato tantissimo, io non posso essere che felice di questo risultato. La trama, ispirata ad una storia vera, si incentra sulle disavventure di un uomo della campagna fanese che si mette nei guai per recuperare una situazione familiare. La fiala d'Italo è incinta! La storia parte dalla figlia che si deve sposare con un ragazzo di Pesaro poiché è rimasta incinta e qui scattano situazioni di campanilismo e orgoglio smisurato, come una rapina in banca con un sequestro di persona. Una notizia di cronaca finita anche sul telegiornale Occhio alla Notizia, condotto dal direttore Marco Ferri, che ha lanciato un collegamento in diretta per seguire la vicenda con una edizione straordinaria. Per darvi conto di una drammatica notizia che arriva dal centro città. L'opera, scritta dallo stesso Secchiaroli in collaborazione con Ermanno Simoncelli, ha visto nel cast attori già noti al pubblico fanese, ma ha anche dato spazio a nuove promettenti leve come Irene Guidi e Daniele Borghi. E sono rimasto molto soddisfatto, veramente. Sentendo poi il respiro del pubblico è diverso. Ho visto che si sono divertiti molto. Adesso non riuscivo a venire su perché mi fermavano per fare i complimenti e questo mi fa molto piacere, ovviamente. E ne so manca di due? Io sono di Pesaro, signor Italo. Vivo in collina con la mia famiglia. Madonnina santa. Irene, com'è stato rivedersi su un grande schermo? Insomma, è stato molto emozionante, però è la prima volta per me, quindi mi ha fatto molto strano, però bella, perché comunque è stata una bellissima esperienza che magari un giorno spero di poter rifare. È un'empatia incredibile, stupendo, veramente. Trovato un piccolo momento per poterlo venire a vedere, grazie. Complimenti ragazzi, io intanto volevo fare una precisazione, non sin de fan, siamo fanesi, quindi... Ispettore Morelli, può controllare cortesemente? Siamo in fiducia. I documenti ce li abbiamo. Sicuro? Sicurissimo. Perché noi lì a sapere, Comunque a parte tutto, finivano le riprese, abbracci, baci, si beveva qualcosa insieme, no? Perché a Pesaro c'ho da tornare, non sia chiaro. Ha spurtato un gruppo di alieni, è venuti in una scoperta, ci vogliono colonizzare. E mi sono trovato avvolto in un qualcosa che... meraviglioso, la recitazione, le riprese, una cosa grande, penso che questo piacerà alla gente e sicuramente il passaparola sarà un buon venire, insomma. Ecco. Una bella esperienza anche. Una bellissima esperienza, lavorare con Henry è bellissimo perché riesce a tirar fuori da ognuno di noi il meglio, non dovrei dirlo io, però sinceramente mi sono commossa e ho riso sempre, l'ho trovata avvincente, i ragazzi sono stati splendidi, bello. È bello, è un bel film, ha valso la pena lavorarci, è stato un sacrificio, uno sforzo, però il pubblico ha risposto bene, noi siamo veramente molto molto soddisfatti, sì. Fate Vobis verrà replicato al cinema Politeama da domani a mercoledì 4 aprile. I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino del cinema in orari d'apertura oppure online all'indirizzo liveticket.it/cinemafano. Henry, per concludere, sì. Dedichi a qualcuno in particolare questo film? Adesso non come faccio a non emozionarmi? Sì, lo dedico a mia moglie e mio figlio che è nato da poco.
Emmy ha 50 anni. Auguri, auguri anche da parte nostra. Grazie mille. Grazie.